signori, io sono Tony Benz e Gigi Zille, quest'uomo è Sasha Donatelli, benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare, ragazzi, un nuovo programma in esclusiva assoluta in Italia per la prima volta. Italia Shore! Incredibile, un programma infinito. Infinito. Sto già vedendo infinito. Cose folli. È infinito. Abbiamo è già infinito. Visto una preview. No, allora, io direi che non c'è bisogno di presentazioni per lo Italia conoscete. Shore. Tutti conosciamo lo Shore, programma ormai culturale. Certo, ormai veramente. Nel mondo. Nella classifica da lo stiamo studiando nella specialistica di Oxford. Soprattutto nella parte biologica. Esattamente. E neurologica. Quindi per supportare il programma, mi raccomando, lasciate almeno 10.000 likes tutti insieme. Cioè, il programma più virale d'Italia si diventerà. Più virale questo. D'Italia, non dica, sì. Dica. No, dicevo anche commentate ovviamente sì. Con i vostri pareri e condividete il video. Possibilmente commenti con decoro, non con decoro. Con decoro. Sì. Sì. Comunque sono molto contenta che siamo ritrovati. Ritrovati per di questa nuovo. Prima edizione di Italia Shore. Signore e signori, the show must go on. Perfetto, noi per la prima puntata, perché saranno due puntate insieme, abbiamo degli ospiti esclusivi, pazzeschi, di questo show. Li abbiamo già folle. Qui. Ma presentiamone una signorina che già si è vista, già ha fatto è conosciuta parte. Un conosciuta, po', è conosciuta, no? Per la personalità fortissima, per aver legato tanto in casa. Gravita attorno alle produzioni. Gravita attorno alle produzioni. È stata amica di tutti, tutti le vogliono bene. Assolutamente. Lei unisce, lei è la leader carismatica del gruppo. Sì. Mi dice già vattene a fan. Sto già prendendo gli insulti. È acceso il microfono di Jasmine? Signore e signori, presenti. Benvenuta a Jasmine Sallati! Perfetto, lei entra nella reaction, la prima cosa che dice è per il culo. Jasmine Sallati. Dottoressa, come sta? Benvenuta. Come li ha passati questi anni? Arrivederci. Molto bene. È rimasta giovane nonostante gli anni che passano? Il microfono, vedi? Mi sono solo invecchiata di qualche anno. Perfetto. Mi raccomando, maneggi bene il gelato, perché è il modo per cui lo lei... maneggio bene. No, dottore, nel senso, lei che ha fatto Harvard non può dire. Va bene, signori, direi di non perdere altro tempo e di iniziare con questo show. Ma dobbiamo aspettarci qualcosa di strano? No, ma descrivici con una parola. Mi dovete aspettare edizione. Il peggio. Il peggio del peggio. Cosa Italia Shore, il peggio del niente peggio. Niente a caso. Cioè, questo è un programma veramente folle. Più folle di quelli che abbiamo già visto? Molto più folle, assolutamente. Più folle di quelli? Più folli. Cosa ci può essere? I limiti supereremo. Abbiamo superati quasi tutti. Ah, perfetto. Ah, che beh, abbiamo il record praticamente. Quindi superiamo i limiti dell'indecenza o della decenza. Chi lo sa? Non so le parole. Non so le parole, perfetto. Signore e signori. Va bene, ragazzi. Allora iniziamo con Italia Shore, la prima stagione in assoluto, in esclusiva, qua in Italia. Signore, un applauso. Applauso al pubblico. Tutti, Gis, faccia l'applauso. Buon applauso viaggio. Dal Colosseo. Buon viaggio. Ho 80 anni. Il programma che state per vedere contiene linguaggio volgare e riferimenti sessuali espliciti. Questa stagione, signore, ci sono preservativi, banane. Jasmine, gesti veramente da Harvard. Cosa significa questo gesto? Ma noi stavamo studiando le epiglottide. C'è un disagio pazzesco. No, c'era un'orecchia, Orietta Berti nuda. Ma è finto, è vero? No, è vero. No! La parrucca! No! No! Bellissimo! Jasmine piange come ogni reality. Ma siete stati arrestati? Quasi. Questo, ragazzi, Italia Shore. Abbiamo commentato solo l'intro. E può bastare per solo questo. Un minuto e 17 secondi. Pensa che abbiamo 10 episodi. Bene, Italia Shore, signori. Cominciamo. Dove siamo? Dove siamo situati? Questo è a Roma, la capitale. Vaticano siamo. Sì. Viene girato nel Vaticano. Dentro, sì, le mura vaticane. In una stanza. Fregene, blocca. Ero lì quest'estate e l'hanno girato a fianco a me. Buonasera, ragazzi. Ma chi è Alessandro Borghi lui, no? Sei ragazzi, tra i presenti saranno scelti per una vacanza pazzesca. Attenzione. Prendete la vostra chiave e inizierete a conoscerli. Attenzione, signori, sta iniziando tutto, qua nasce il delirio. C'è una fase di studio, me lo metti a San Basilio sotto i portici? Te lo metto, Sasha. Il primo ragazzo si chiama Marcolino. Marcolino Pane e Vino, ragazzi, eccolo che si accinge ad entrare in questo nuovo reality, prende le chiavi il della casa. Il nostro calciatore. Poi c'è Amy. Amy, attenzione, cinese, italiana, italo-cinese. Thailandese. Adesso tocca Mattia. Drago, King lui. Drago, signori, figlio di Ivan Drago. Figlio di Ivan Drago. Ha dissato tutti gli altri King. Esatto, che lui dice che il King sì, è uno solo. È lui, in questo è un Mattia. Com'è il drago? Un bravo ragazzo? Ora sì. Ora.
ora c'è stato un cambiamento interiore. Questo nasconde delle situazioni che scopriremo, che, strane forse. Personale è una brava persona, ha degli argomenti diciamo un attimo da rivedere, però è una brava persona. Gis è vero, c'ha ragione, eh? No, lei non può parlare. Ah, no, ma perché? Gis, fatti una corsa, vieni qua. Attenzione, ah, ragazzi, sta arrivando! Fai in corsa! Gis! Corri in mezzo, corri qui, qui. Fai un giro, fai gira. Un saluto, perfetto! Perfetto, vai. Esci di scena, ripassa, vai di qua. Non l'abbiamo pagata abbastanza. La quarta è una ragazza. Asia, raggiungi il privé. Asia ha detto che non le piace lavorare, in assoluto. Lei vuole fare la fotomodella. Il lavoro di fotomodella per non lavorare. E dice, finché dura, voglio campare di questo. Anche la prossima è una ragazza. No, attenzione, allora, chi sarà mai la prossima? Ma quella lì non è Siria Zito. Ma quella è Siria, è Siria Zito. È mia sorella. Non ci credo. Quindi entra già. Non riesco a camminare. Non riesco a camminare. Tutta deambulante. Già. Il mio volo, eccolo. Cioè, Jasmine si è già rotta. La prima cadute di Jasmine. Neanche è arrivata. E infine, Samuele. Attenzione, cioè, guarda Samuele. Prima che entra Samuele. Devo ammettere che Spadino, certo stile. A me già mi piace da pazzi. Ma l'abbiamo detto nelle presentazioni. Sta per iniziare la vacanza più folle della vostra vita, ma non è finita qui. Ci saranno altre sorprese. Non riescono a parlare tra di loro. Cioè, loro parlano solo. Comunicano così con le bottiglie. Attenzione, avvicinami. Ah, Marcolino, subito così. Loro non si presentano neanche. Il loro saluto non è da cielo. Mi immediatamente. Ma sul collo. Già versi, non si capisce già un c***o. È Michele Rossica. Veramente? Assolutamente sì. La f*** piace a molti, ma il c***o piace a tutti. Questa qui l'avevamo studiata per il quinto superiore per l'esame, me lo ricordo. Mi ricordo che fu recitata da Pascoli questa. Sì, però Calvino l'ha ripresa poi in futuro, è pazzesco, vedi? Non lecchi il piede, eh? Perché? Ma mi scusi. Così? Ma è di solito lo fa. Mi lecca il piede. Ah, perfetto. Quanto me lo chiedo? Rispondi, ha ragione. Io sinceramente sei, ma perché non mi piacciono i biondi. Palo a Mattia il primo giorno. Biondo non perdona, perché sembra un angioletto ma è peggio di un diavolo. Parla per stereotipi, per frasi fatte. Sì, Samo, vieni un attimo qua. Tra i ragazzi... Attenzione, signore! Samino! Samino! Ma io non sto capendo come si arriva a certi situazioni. Cioè, non c'è proprio un nesso. Non c'è un nesso. Ecco, allora, però, ragazzi, cioè, 6 minuti che sei dentro. Che cazzo? Piaga, volevo. Certo, è sempre. Comincia ufficialmente. Inizia la vacanza, signori. Panico. Già neanche arrivata. Stando da sola non sapevo dove andare, cosa fare. Quindi hai iniziato a bere un drink subito. Ricordiamo che sono le 9:10 del mattino. E dalle bottiglie vedo che c'è il budget. Ma vado a fare il giro. Ho fatto colazione. Posso andare. Attenzione, entra Asia. Chi è? Loro comunicano così come le babbucce, no? Chi è? Loro intanto si sono dette delle cose. Sì, io lo so, già detto tutto. Parole loro. Ma detto, non capiamo però. Cocktail. Anche a te, beviamo? Beviamo. È una persona veramente genuina. 30 secondi genuina. Che si conoscono, Carina. È talmente genuina che si deve subito a gonfiare. Oltre che si gonfia le preservative. Ma secondo te solo a largo riesco a mettermelo in testa? Dottore. Ma sono esperimenti questi da fare. Carina. Qualcuno secondo me arriva in bus, perché vedo un bus, no? Hi bitches, è Bad Bitch Axel che vi parla e sto per fare il mio debutto nella motherfucking house. Ma allora Axel, scusate. Col bus. Regia, apriamo i microfoni al grande ospite. Dobbiamo dire un ospite internazionale che viene direttamente da Los Angeles. Lui vive di slang. Oh my god, I wait you baby, slang. La drama queen, Axel! Nice to meet you. I'm Sasha Donatelli. A parlare in inglese, vedo. Yeah, sure. Ecco, quindi tu arrivi col bus? Col bus che no, ma cioè io sto male. Io appena apre li faccio bu. Vediamo se si metterà paura, farà bu. Sì, vediamo con spavento. Gis, come stai? Tutto bene? Top. Hey la. Hey la. Oh yeah. I can see your halo. Girl, ha
ma che bel vestito, dire. Oddio! No! No. Qua c'è un ortopedico in villa, io ho sentito no? La caviglia. Il malleolo è andato. Ma no, la mettiamo al policlinico gemelli con l'ambulanza. Ma si è fatta male veramente? Non lo so, mi sembrava una pazza. Ho detto, she's my bestie, like I love her. Io non mi ricordo più niente. Prima Tia. Volta che sentiamo non mi ricordo più niente, perché sa che è un... Mass di programma. Mass. Attenzione, entra Mattia. Bonjour. No! Drago. Tranquillo con una borsa con dentro due vestiti. Ho detto, se sono tutti come lui, very 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 cute, like. Oh my god. Poi ha parlato, ho detto vabbè. Ah, perfetto, hai capito tutto. Beh, vi volete bene tutti, già iniziamo. The best. E siamo già separati uomini e donne, se andiamo però almeno c'è anche la stanza del sesso. Lì al sesto cocktail, però no, intanto c'è anche... Eccola. C'è anche la stanza del sesso, eh. Salve, salve. Ma ti hanno detto, tu sei Justin di Exo da Vivo. Cosa vuoi? Mattia già lo sapeva chi ero, sapevano quasi tutti. Avevano studiato. Ecco dove cosa siete. Cosa vuoi da bere? Subito. Cioè neanche il nome. Non cosa è che vuoi da bere? Piacere Jasmine, cosa vuoi da bere? Ti sei messa a fare la bar lady? No, sono caduta. Amore, c'è un ematoma dietro. Ah già, è vero. La sera prima si è distrutto. Jasmine c'è, Jasmine non c'è. Esatto. Scompare. Amore, ho dato una graniata brutta proprio alla schiena. Nella parte sacrale c'è, cioè, verso, c'è il cranio, perché noi lo studiamo da dietro. No, sulla schiena. Il cranio si studia lì. Per il king ci vuole una queen. Giustamente, non mi basta solo un bel faccino. Attenzione, eh. Ma lei dice che non ama i biondi. Vi faccio uno, cioè un pre, no. Da Marioli Beach, lui mi fa, sì. Io ti ho visto da Ex on the Beach, già so come giochi, quindi io già l'avevo preso in antipatia. Guarda i miei tacchi che si vedono. Bellissimo, bene, dai, facciamo un applauso ai tacchi. Non bravo a togliere i vestiti. Subito ho detto vai scintilla Jasmine. Stanno già facendo l'amore con la testa, no, eh? La solita voi due no. No. Lei gli lancia il sasso, lui già si immagina la nudità. Non lo escluderei. E lui cosa fa giustamente? Si toglie la maglietta. Si toglie sempre. È stata una provocazione continua, maliziosa e sensuale. Ah, te la sei messa tu. Non te lo ricordi perché eri ubriaca. Dillo la frase. Dai, non me lo ricordo. È certo. Lo sapria, ma non me lo ricordo. Certo. Attenzione. Il cancello si apre da solo. Eccolo! Eccole, signori! Allora, appena sono entrato ho visto Jasmine e Mattia che stavano insieme. Ho dubitato un pochetto. Già gelosone. Ma perché? Tu avevi già un debole. Subito. Noi ci eravamo già baciati lì al primo giorno. Parli subito, entri nel discorso. Ovvio. Certo. Questo... Meno te l'aspetti, sta là. Io sto sempre in mezzo al c***o. Dottoressa, un applauso a questa massima totale. Non sono un tipo da tutto. Quindi stai esprimendo una selettività, a parole. Vedremo col vino, con la vodka, come cambierà. Vediamo. Quanto vuoi resistere senza, più o meno? Per la giornata ce la fai? Cioè. Senza? Senza, senza calare. Sì, no, perché scusate, qui no, non esiste. Quanto resisti senza calare? Le è caduta la corona. Tu quanto resisti? Io quanto, senza figa. Aspetta, ma non ho capito, questo è un dialogo di... Un dialogo interessante e culturale. Era Steve Jobs questo? Stay angry, no, stay foolish. Dopo ho detto, quanto non riesco a resistere senza figa. Ma perché non me li metti in bocconi con la toga? Mettiamoli in bocconi, sì, li metterei in aula. Io posso durare anche 20 giorni. È vero? Si compete da solo. Alla fine io non ero manco troppo preoccupato perché... Ho detto Jasmine è mia. E lui non ha fatto nulla. Era lì bello. Esatto, su. Sì, tranquillo. Nell'acqua fresca. E già questa è la stanza dell'amore. Attenzione. Questa è la stanza dell'amore. Io mi ho fatto guardare lo specchio. Jasmine. Per guardarvi. Sospiro. Per guardarvi. Poi la conosceremo meglio questa stanza. Siamo. Vediamo, non si sa mai. Dio vede e provvede. Dio vede e provvede. Vedi anche il Vaticano che ritorna. Vedi. Sì. Maldive, attenzione. Il mare delle Maldive. Bellissimo. Mare delle Maldive, tutto si muove. Sì, bellissimo, trasparente. Entrati. La GIS è arrivata dove sono i miei pescioloni. Eccola. Arriva la GIS, signori. Lei sta arrivando a piedi, la riprendono fin da prima. Cioè, vicino qua, ci spiega perché ha il foglio in mano. Più bravo a usare il microfono. Ma avevi la mappa? Condividiamo. Sì, sì. In gelato veritas. Condividiamo. Vai. Allora, avevo un foglietto perché c'era scritto l'indirizzo della villa. Lui gli sta bene quel costume, eh? Ma che gara! Lei è una donna sincera, vera? Emi, giusto? Sì. Ah, le movenze mi ricorda un po' Lady Diana quando si muove. Sì, questa eleganza. Sì. Questo charme. Pazzesco. Perdonatemi, sapete dove via Sestri Levante? Lei che entra così in un bar. Non lo sa nessuno. Però nessuno ti ha risposto. No, e vai, va, attenzione. Poi comode le scarpe per fare quei 50 chilometri. Via Sestri Levante, dov'è? Ma perché nessuno ti vuole aiutare? È diventato...
Express il programma. Sì, esatto. All'improvviso, ma scusate, non era italiano. Me la metti nella via delle Indie. Adesso devi chiedere il passaggio. Bellissima. Dove sei andata? Lei parla alle piante, le piante non rispondono. Chissà come mai. Come mai non rispondono le piante? Mi scusi, la prego, via Sestri Levante. Dov'è? Comunque c'è un'umanità pari a zero nella cioè, gente. Cioè, che gentilezza. Mamma mia, che sudorazione. Ma non per è, quanto è camminato con quella valigia? Mamma, un chilometro. Madonna, ragazzi. No! E niente, cade, signori. È la terza quasi, caduta in 20 quasi minuti. Sul traguardo. Sì, sì. La frase dell'anno. Ha trovato la ce via. Ce l'ha fatta. Aspettate che è entrata. Voglio sentire cosa dice. L'urlo di battaglia. Pescioloni. Pescioloni. Cosa poteva dire, cioè, un'esimia scienziata, cioè. Ma lei dove ha studiato? Ho studiato cattologia, amore. È una nuova facoltà. Ma io perché accetto ogni anno di fare sta roba? L'urlo sempre. Come ti chiami? Lazzizio. Axel è comunque il primo che chiede il nome a qualcuno sì, e non sei un coglio. Sei troppo carino. Perché se no dopo due giorni ne sarebbero ancora chiamati. No. Mojito, vieni qua, Mojito. Ma quale donne portano la valigia? Dopo due chilometri. Sapeva cosa dire? Non lo so. Ma ha avuto un conato. Quando... Lui diventerà il mio best. Ed è stato così? No, 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 si odiano. Stavano litigando di là prima. L'ascensore non l'abbiamo allora. Sì, ma che vuoi? Padino grande uomo, bravo. Aspetta che te po- sali a cavaciccio, no, che te porto io. Porto su a cavaciccio. Vedi dal gentleman della casa. Sembra una foglia di primavera. Vieni qua a cavaciccio. Io due cose ho chiesto, pesciolone e ascensore. Dei pescioloni qua ce ne stanno tanti, stai tranquilla. È come Virgilio che porta Dante, no? Verso il paradiso. Lui verso il no? Quindi c'è sempre questa analogia, no? Bellissima. Che è successo? Cosa è successo? Ha scoperto qualcosa? Non l'ho preso, non l'ho preso, credo. No, Cis, ma no! Ma sono... Questa è la prima, a me mi portano, mi ricoverano. Mamma, la villa mi ha colpito perché è piena di uccelli. Ah, no, no. Affascinata dalle statuine. Non ricorda i volatili. Cuscini, uccelli. Mamma mia. Mamma mia. Aspetta, paradiso cos'è che c'era? Paradiso di una cattuologa. Geniale questo. C'è proprio odore di sé. Lo percepisco, me l'emana proprio. Perché quelli che han pulito hanno scordato e poi hanno pulito. Mo arriva pure Marcolino. Marcolino, ragazzi. Con la mamma va? No, vabbè, c'è capito. Io lo adoro. Gli ha dato la festa. Non è che andava bene, già ci stanno tre. C'è un sgaganate, sì, la voglia. Ah, perché la mamma racconta tutto, sì, no? Se che viene, la, lui, non lei si sacrifica. E non trova. Dorme neanche mentre lui dopo ha bisogno, perché ha sprecato energia, ha bisogno di mangiare. Certo. Marcolino è un po' in shock. Ci voleva andare la madre in realtà. Poi Marcolino! Ciao! Marco! Cioè, tu immagini di arrivare e senti gente ubriaca che urla il tuo nome. Cioè, io scapperei subito. Non fatelo ubriacare. È il programma perfetto, signora. La madre però finalmente è felice perché esce dai domiciliari. Sì, torna alla vita. Torna alla vita. E può usare tutte le stanze. Sì. Mi sono messa sulla sdraio. Volevo subito essere... Come? Grazie mille, no? Nella prossima puntata si riuscirà a spiegare. Ci hai capito? Non ho capito niente. No, cos'è che doveva fare? Non lo so, ma... Neanche i sottotitoli mi aiutano. C'è pure sbagliati i sottotitoli. Diciamo che l'ho scelto e lui è stata reciproca la cosa. Non dice credo, del romanticismo, non ma durerà. Asia, non credo. Durerà meno di mezz'ora. Insieme così, a poi, vedi, né un po' io né un po' tu. Tra Pasqua e Pasquetta sarà finito il romanticismo. Raga. Marco sarà in questo reality il mio punto debole. Sì, io non so uno che fa vedere che mi piace una persona... Che so uno facilmente a cui piace una persona. Niente, raga, è proprio difficile. No, ma perché comunque c'è una roba. È un nuovo modo di concepire la lingua italiana. Però noi stiamo imparando. Cosa vuoi, amore? Un po' che ti piace. Se ti piace il gin. A me piace la figa. Mi piace la figa. Va bene. Se ti piace un cocktail alla figa. La figa. Ma Spadini, vieni qua. Allora, dai, mettiti qua. Come mandarmi le cose in chiaro. Ma ragazzi, io volevo dire una cosa. Che tutte le puntate di Italia Shore le trovate su Paramount Plus, una montagna di intrattenimento. E per gli abbonati di Sky Cinema, senza costi aggiuntivi. Attenzione, pazzesco. Insieme. Io non me lo ricordavo questo. Guarda, lui è schifato, sta per vomitare. Ha fatto così. Ma ti piace la patata? Ti piace la patata? La patata? No, il c***o. Però me la vorrei
No, lei subito toglie ogni dubbio e fa: no, il cazzo. Però quando bevo divento molesta, sì, con la mia migliore amica. Povera donna. E allora la bacia. Salutiamo. Andiamo avanti, signori, perché qua c'è veramente il delirio dell'umanità. Oh, ma quando è il tuo rumore che è? Oh. Cosa succede? C'è un rumore. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Non ci credo, no, Mr. Dick. Un saluto a Mr. Dick. Eccola. Abbiamo portato c***i per tutti. Abbiamo portato c***i per tutti. Ma questo video è impubblicabile su YouTube, sì, raga. C***o figa, ragazzi. Vai. Io cazzo. Ah, sì, c'è, giustamente. Facciamo tanto, tanto, tanto gli stupidi, però siamo tanto intelligenti anche. Bisogna dirlo questo, ogni tanto bisogna ricordarlo. Ecco, ecco, è lì, è qui che si esprime nasconde l'intelligenza. Infatti, infatti. Capisce che è qui che si... è qui. Wake up, mother... A me casa zuzza mi fa nervosi. Allora, sono d'accordo perché da germofobico dico trapiscio, cazzo, cose. Signori, la sì, quarta caduta. Questo, guarda che questa è una performance, sì, di arte contemporanea. Vero. Qui devi metterla sul, nel circo veramente. Nel durante... trespo, raga. Esatto. Nel trespo del Sito Soleil. Certo. L'unica donna che è riuscita a diventare una posata, cioè, lei c'ha sette fratture scomposte. Ma lei giorno, esatto, giorno dopo non cammina, ma al non momento non sente. L'hai visto tutto l'acqua per terra sotto? Dove sta? Ma ogni volta che cammini in sopra il bagno ci sta lo zozzo. Ci sta con la lingua. No, pulisci con la lingua. Ok, ok. Prima litigata, signori. Ma dimmi dove sta. Ma dimmi dove sta. Donna poco ignobile. Gnobile? Gnobile? Raga, non c'è per forza bisogno di essere al centro dell'attenzione. I just be happy. Devi collegare il cervello. Devi collegare il... Ma cosa fa? Oh, Axi? Ti prego, ma c'è stato il cane. Una scopa e un cencio, pulisco io e faccio sta zitti tutti. Ragazzi, e quindi detto, loro... Pulisce. Guarda Samu, incredibile, bravo, uomo di casa che mette pace nella situazione. Sempre. Ma guarda che bello. Stiamo risistemando tutto, vabbè, tutto in ordine. Ma che bravi, oh, che bravi ragazzi. Ma vedi? Mi serve l'acqua. Che uno mi passa l'acqua sotto la scopa. Vediamo, ragazzi, Italia Shore è appena iniziato e voglio già che finisca. Esatto. Ministro della Cultura San Giuliano, salutiamo e chiediamo scusa. Hanno suonato, ecco. Ragazzi, chi sta entrando? Attenzione, entra il Diamantone, esclusiva. Non l'abbiamo detto, ci sono anche degli ospitate. Ci sono degli ospitate dei vecchi in Italia Shore. Le vecchie glorie entrano, vediamo, perché hanno dei ruoli importanti. Per scombinare un po' i piani, organizzare... Campione di organizzazione di eventi divertimento sfrenato, ragazzi, in questi anni lui si è laureato. Lui organizza le serate. Per guadagnarsi questa vacanza bisognava fare dei lavori. È vero, perché giustamente come i vari show voi dovrete lavorare. Certo. Sono i lavori forzati. È lì che secondo me succedono le cose più belle. Raga, in realtà, durante infatti mi sta iniziando a piacere. Ho sempre visto lavorare, però io lavori non ho fatti. E io ho sempre visto nel mondo la gente che lavora, ma io non mi sono mai avvicinato. Sai come me lo immagino sul letto con le ragazze che mangia la madre che lo serve? Vi ho preso un bel tavolo VIP al Fiesta. Mi raccomando, non fatemi fare brutte figure col proprietario. Non fatemi fare brutte figure, vedrei. Questa è la frase dell'anno. Ci siamo, il Colosseo, siamo a Roma, eh? Campo di fiori. Questo, oh, da, come questo sei vestito. Questo è l'abito da fiesta, ragazzi. Sali in macchina. Ma oh, vuoi vedere come sali te? Guarda. Hai litigato con Emite. Ma poi ci sono otto posti, questi tutti attaccati uno sopra l'altro. Dai, Roma, dai. Vorrei aggiungere una cosa. Emi ci provava con Samuele all'inizio del programma e quindi col fatto che lui è venuto da me, lei ha rosicato. Ma noi siamo amici della pace e dell'amore. Voi farete poi pace, lo sappiamo che adesso voi siete migliori amiche, siete, no? Assolutamente no. Gioco del silenzio 5 minuti. Giocaci te da sola. Attenzione! Ma litigate già nel van? Sì. Se te vuoi litigare, dimmelo, io sono pronta. Figura. No, ma tu litighi da sola. Io mi ricordavo tutte queste litigate. Ma tu non c'eri. Tu non c'eri. Che stai esagerando. Ma qual è il problema? Non c'entra niente, perché ma il litigio è altro. E poi ogni tanto loro litigano, poi si vedono le scene di Roma. Ecco. Cioè, ma che cazzo di montaggio è? Tu, ecco, questa fine di merda, Steppa. Continua. Ah, beh, allora sì, continua. La fine di merda sei tu, continua, che vai a fare i bu- ma magari faccio molto meglio di te. Gis, giusto, che ti, tu che ne pensi di questo, di quello che sta succedendo? Grazie mille! Grazie, grazie! Grazie!
Allora, questa è la famosa scena. Ma velocizzato, aspetta, incredibile. È proprio il suono, capito? Vanno allora, arrivati al fiesta, finalmente passano, attenzione. Io vado un attimo a pisciare. E lui entra così, si presenta così, no? Dopo aver pisciato su assieme. Sono con loro io. Era andato al bagno. Il bagno? Il bagno, quello è il bagno. Ma dove stanno i matti? Grazie. E arriva così, guarda, con quel passettino. Dopo la litigata, mi volevo solo unicamente divertire. Attenzione, limone così, signori. Per dirmi che più bella cosa non c'è. La chiave l'avevo trovata, la porta l'avevo aperta. Bisognava solo esplorare casa. Minchia, ma zio, ma tu sei un... Ma tu che c***o, cioè, ma dove ma sei cazzo, uscito? Cosa c'entri? Oh, cosa c'entri? Io, queste figure c'entro retoriche. No, passione, blocca un attimo. Cosa, cosa? C'è una ragazza bionda infiltrata, non si sa chi è, che sta parlando in fretta. Ma così si fa lo shore, eh? L'ho lasciata Samuele, sì, l'ho lasciata lui. L'ha lasciata, caro perché... Caro Drago, please. Per cui visto che era entrato più in feeling. Quindi devi ringraziare Drago, se succede. Esatto, infatti. Il King ha concesso la situazione. Esatto. Chi è che vuole fare la zozza? Ma chi è? Sei tu? Io la zozza. Sei zozza? Ah. Sono la zozza, ragazzi! La maiala! Guarda Marcolino che dice, ma perché sono qui io? Mi portate sempre a posti dei coatti come me, anche se io sono il coatto più tranquillo che c'è sta. Ho già fatto educato l'analisi! Attenzione. Oddio, ma immagino che non doveva fare questo. Mi auguro che non, no. Adesso capiterà. Fermati, ma quello schizzo non va nella testa pelata del buttafuori? No, di Emi! E l'ho presa sulla spalla, ma prendendo lei dietro c'era uno. E ha voluto far coatto. Te l'ho detto, il buttafuori si è arrabbiato. Per una volta che ho chiesto umilmente scusa. Oh, fra! E lui chiede scusa con gentilezza. Fra! Ma coatto, vada, fra! Ma congelo, vorrei tu! Tu parli d'altro! Qua si crea la guerra, si crea la rissa. Delirio e pieno di f***a dappertutto. Quindi i ragazzi tornano dopo i litigi, tornano. Cosa accadrà? Ci sarà del sesso? Si farà dell'amore? Tu vuoi fare il... Ecco, si ritorna proprio nei discorsi. Nella sfera filosofica, nella sfera filosofica. Lascia perdere, io faccio un casino. Oh! Ero io, quell'altro stava a cercare chi era. Infatti, ma no. Senza fare. È uscito no. Così. Chi è che, raga, ma chi è che ce l'ha sotto il È raccolta sotto il tavolo. Guarda, si è messa al centro. No, mettiamoci in là, dai. Ci sarà qualche accoppiamento questa notte? Ah, scusate. No, perché certo. Scusate. Arriva sempre il distributore. Lui si allena. Gli lascia fare l'amore, c'ha il sacco e si sfoga col sacco. Samu! No! Perché sta. No, non lo so. No! Non mi fa così coi piedi, no? Ti ho toccato il c***o. Piedi. Sì. Che. Ti volevi... Come lo sai? Io non so niente. Infatti, come lo sai? Feticismo. Mi fa, lo sai che i pentiti sì, vado matto. La prima volta che lo vedo oggi, Samu. A squaglio. Oh, ah, la dimostrazione! No. Nel frattempo il figlio ragazzi, di Ivan Drago si prepara alle luci al combattimento con Rocky Balboa. Ci sono le Olimpiadi. C'è un piatto di pietra fuori, ma c'è questo. No, cosa sto... Oh, che schifo. Via. Stanno mettendo del pomodoro senza cuocerlo, dimmi che è uno scherzo, no? Lei, io non l'ho fatto, Io non l'ho fatto. Questa è la cosa più grave vista in Italia. Schettolone. Lui intanto continua. Medaglia d'oro, adesso, sapete, King Drago. Attenzione, Marcolino. Attenzione, ci sarà un avvicinamento, forse romantico. Però bisogna avvisare la mamma prima, È proprio di Talent Shore, il gruppo di Talent Shore. Talent Shore, bello. Drago. Va bene, un applauso. Non finisce qui perché abbiamo già subito la seconda puntata. Mi rifiuto. Vai, andiamo ragazzi. Precedentemente si sono ammazzati di alcol e 8 cadute. Limoni. Ah, l'amore tra Samu e Jasmine è finito poi con un fub. A quanto pare. Italia Shore, signori, seconda puntata. Un saluto andiamo a San Pietro, la cupola. Un applauso a San Pietro. La villa, signori. Scarpe mia. Schifo. Quelle erano i miei. Ragazzi, c'è del vomito, ci sono cacche di piccione. Non si sa come i piccioni siano arrivati. Ancora. Pronto, buongiorno.
finalmente. Alla boss. Jutta? Sono Jutta, il vostro boss. Sei la sorella di Drago, di Ivan Drago. No, sono il vostro boss. È il vostro primo giorno lavorativo, okay, sì, allo stabilimento balneare. Balneare. Divertimento, casino, devasto. Però si lavora. Sono curioso di vedere questi personaggi lavorare. Dai, bambolo. Attenzione, ragazzi! Jutta, maestra di disciplina e guru di pignoleria. Mamma che rompe. Allora, la boss. La boss. È spaventosa. Crazy, scary, ok. Scary. Cerco di applicare nel lavoro dei principi dello yoga. Ma è vero? Ah, per rilassarsi. Se magari ci porta i tappetini, io sono pure contento di fare yoga. Invece che lavorare. Pampini, fate i bravi. Buon inizio di lavoro. Namo, brother. Ma non vi ha spiegato nulla. Nulla, nulla. Dovete fare. Andate. Buon inizio. Non ho capito come si fa. No, no. No. Ma perché tu sai fare tutto? Maxi, proprio io penso che non ha lavorato in vita sua. Lo pensiamo tutti. Guarda come traina, guarda come traina. Mamma mia, c'è già sistemato tutto. Tratture. Ma te dove hai dormito? Con Marco. Non si ricorda il nome. Spazzate per terra, la prima cosa, perché è pieno di sabbia. Chris, non sai dove sei. Sì, bravo. Chris, che devi fare? Che devi fare? Nei bagni, puzza di c***o. Che schifo. Ma ti pare normale? Ma ti pare normale? Sì, con la ciabattina rosa vai a pulire il bagno, guarda. Invece di fare come fai te, ti faccio vedere una cosa. Ah, ma tu mi vuoi insegnare a scopare, mo? Ah, oh, vabbè. No, chi è questo? De Rocco? Oh, se non tra... Questo è quello che mi ha fatto una c***a grossa, no, così nel bagno. Lui è il bodyguard di Maria De Filippi. Io ho pulito la sua c***a. Sì, sì. Raga, scusate, ma... E va via così, guarda. Si ho è fatto, scaricato mezza pancia praticamente. Scusate, ragazzi. Lui pesava 150 kg, ora ne pesa 70 per quando era scaricato. Ho provato a spingere, ma non funziona. No, non va. Vabbè, no, ma fa, no. Io guarda il trio che. No, il trio sono Medusa, sono scioccato. La faccia. La faccia. Stavo vomitando. No. Si risolve il problema. Era buona? Mamma mia. Però tu brava, vedi? Risolto il problema. Io prendo sempre in mano la situazione, non me ne tiro mai indietro. Per fortuna non sono una schizzignosa. Una schizzignosa, vero? Non sono schizzignosa. È schizzinosa, che è schizzignosa? Dove l'hai trovata? Quando fa schifo qualcosa. Schizzi col ghigno. Sono una che quando è lavoro è lavoro, quando è una cosa è quella. Applauso a Jasmine. A Jasmine. Sai cosa mi piacerebbe fare ora? Una bella mangiata di carne o di pesce. Non pensavo di carne. Al 99,999 periodico. Che il cazzo mi piacerà solo il mio. È quello 0,1 che ti può. Guarda che bello! Mettiamo un sigaro in bocca a questo uomo. Lo metto il sigaro, lo metto. Iconico. Arriva con 0,1, attenzione. Stanno arrivando. Ah, così. I nuovi concorrenti. Dove vi volete mettere? Ma guarda, dove vuoi? Anche la. Dimmi tu. Sì, pronto. Su, sì, signore, subito. Costruisci anche un gazebo adesso. Poi un viso bellissimo, fisico, bello, simpatica. Non ha neanche parlato ancora, eh? No, io c'è dopo ci vado a parlare un attimo, però. Jasmine, non dici niente, secondo te. Parla dopo quello che dico a lei, si preoccupa. È rubita. Poi arte, a me mi piacciono quelle arti. Sai che sei innamorato? Basta, partita completamente. Non è che posso stare. Vai, spagli, vai. Sì, gliel'ho lasciata lui, sono a fare il bagno. Ma tutte! Lui me le lascia tutte! Lui quando ha delle delusioni amorose. Corre, deve correre. Fa sport, va a fare. La fine, cosa sì. Fa? Va sotto la doccia, eh? Sì. Ma dici che ti può ordinare uno spritz? Certo, prego. Certo. Sono anche cameriere, te lo porto a Cavacino. Ragazzi, lui se ne va in Italia, eh? Scusami, perché stai a torso nudo? Ah, è vero, perché era l'orario di lavoro. Cioè, nel frattempo lui sta lavorando. Ti pare giusto di fare il bagno? Durante l'orario di lavoro. Porco dinci. Sono spaventato, raga. Ho accompagnato le ragazze a poi a prendere l'apero spritz e mi hanno chiesto drink, perché? E perché ti pare normale pure questo? Pure questo? No, pure questo. Lasciate un numero, un recapito. Sì. Recapito. Mi dà un'email, scusi, una via posta, via piccione. Grazie, ma... Ci sentiamo più tardi. Vamos! Spatino che tiene tutte le porte aperte per la gioia di Jasmine. Un braccetto, sono arrivati fino al bar. Però... Va bene. Stasera dormiamo tutte insieme, eh? Ci ho deciso. La villa, signori, The Mansion. Ma
Ragazzi, chi vuole rispondere? Adesso chiama Diamante, no? Pronto, sono Matteo. E con chi parlo? Col cane. No. Col cane. Ma che c***o? Mettiamo il boschettino, no, Lorenzo, ti prego. Sì. Ma non ho mai avuto un cane, dove l'ha rubato? Il canile di Fregene. Vestitevi sportivi e tra poco vi viene a prendere un van e vi porta direttamente al Parco Avventura, va bene? Quindi è anche planner dei parchi praticamente. Sì, sì. Cioè... Raga, Parco Avventura, che cazzo? La Filezzo. Pronto? Pronto? Ciao cari, mi senti? Sono Samuele. No, non ci credo che chiami. Non è vero. Ma tu ne chiami? No, chiama Caris e Jasmine lì. Non ci, no, non ci credo. Senti, vuoi venire con noi al Parco Avventure di Fregene? Ah, tu le inviti? No, no, ragazzi. Va bene, raga, voi. Diciamo, me la sono presa molto sul personale perché ho detto, vabbè, vuol dire che non basto io. E lui è preoccupato, eh. Spadino sereno, si è gelato, si mette i suoi occhiali e guarda, perfetto. Si è gelato proprio al Parco Avventure. Bisogna piacere. Se piace. Ale, numero. Il fatto che lei abbia accettato ha confermato che magari ci sarebbe stato una love story, secondo me. Oh, you know what I mean, eh. Cioè, io sono contento di farsi sport un po', capito? Un po' selvaggi come me, un po' wild. Sdraiato. Io lo amo. Sdraiato così, che dice, no? Amo, mi sta avvenendo una cosa perversa, tipo con l'imbracatura. Cis, ma che dice? Dottoressa. Sono proprio da cuore. Sempre... Io sono una rumorosa, anche in tutto quello che faccio. Anche nel... Sei rumorosa? Molto musicale. Ma molto com'è musicale che fai? Questo non posso farvelo sentire proprio mai. Va bene, grazie, grazie, ah, ragazzi. Ci calla. Ah, vero, attenzione, sta arrivando la migliore amica di Jasmine. Tomb Raider. Ho detto, se lei prova a toccarmi lui, io impazzisco. E infatti, la prima cosa che fa è saluta lui per primo. Mi sono divertita anche a sentire gli chiacchiericci dietro. Vuoi dire? Che ne è buona a fargli lei. Oh! Salutiamo Claris, che sarà nostra saluto amica. Claris. Ah! Mamma! 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 Ma è bello che si lamenta e va. E va, però cioè, lei l'avrà finito tutto sì, perfettamente. Urla, fa la brava. Con quelle imbracature mi sono spaccata proprio la patata. No! Quindi sei... No! Lei è la regina dell'enciclopedia italiana. Ma non urla unico qui. Io nella rete l'ho toccato. Come c***o scendo? Oh, 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 oh. Stai morendo, ma p***o ci metti, eh. Che mossa è? Tra... Ma che mossa è? Questo Spider-Man è... Ti piace Wild Orte nella tua, eh? Ma non glielo volevo sbattere, lo giuro. Siete rimasti qui un quarto d'ora in più solo perché tu ercavi sull'assistente. Io ho fatto vivere un'esperienza sicuramente unica. A lui sì. Sì, sono rimasto traumatizzato. Ancora, eh? Attenzione! Attenzione, giocano, Shader si flirt, provocano. Shader flirt, signori, eh. Cioè, mi sto pentendo. Perché purtroppo certe volte io, invece di pensare col cervello, penso col c***o. Vabbè, perché, ma lui ma noi è onesto, siamo, raga. L'ingegneria. Sono umile, sei la umile, la è umile. Però nel momento del bisogno mandi lui, capisci? Sì, questionista. Comunque, due ingegneri del cervello. Al secondo giorno, se ti giochi me, che io so proprio una di quelle che... Che sei? Che sei? Che è? Sei... Che... Io metto la X, ma non è mai vero. Dai una chance. Io lo so, vediamo. No, risolvo sempre la situazione. Lui è diventato quello che lascia le ragazze agli altri, fa pure il pacere. Come sempre. Distrutta la Gis. La Gis così cammina. La... No. Perché l'imbragatura gli ha spaccato. È in quella posizione. Era con loro. Ah, è vero, perché Jasmine, ancora non lo sapevate. Jasmine avrà l'orticaria per la prima volta nella sua vita. Attenzione, i signori vanno in villa. Catastrofe. Cosa accadrà con Claris? C'è la valigia. C'è una valigia. C'è la valigia. No. Quindi no. Ora hanno capito che Claris sarà una nuova. Ci sono arrivati dopo un mese. Benvenuta. Grazie. Che accoglienza comunque. Sì, sì, nessuno la caga. Lì da solo in mezzo al salotto. Se c'era stata un minimo di pace finora, out, finita. C'è da parlare, ah, signori. C'è il confronto. C'è da parlare. Ride sotto i baffi, Spadino. C'è ma da parlare. Non cerca un sorriso. Spadino deve risolvere le cose ad Ostia, eh. Penso che solo tu sei il co***o e non lo capisce. Chi è che è il co***o? Lui. Ecco. No, giusto per capire. No? Perché so io che la sono andata a chiamare. Adesso che succede? Adesso cosa fai? Come la gestisci? Adesso si spoglia lui. Ma... No, vabbè, io a prescindere di ciò volevo parlarti di... Di quanto ti amo, guarda. Cioè, hai rovinato una giornata che potrebbe essere totalmente diversa.
per una così a caso conosciuta al mare, tanto perché era palese che entrasse. Cioè, tu ti hai capito che sarebbe entrata, ma tu no? No. Sei scazzato subito, non avevi proprio voglia di parlare. Oh. E arriva Diamantone, perché bisogna arriva portare la festa. Ci sarà un altro party. Dinner planner, park planner, Rogoredo planner, dog sitter. Io questa sera... Cuban festa party. Cubana, signora. 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 Detto che sei così un muschio. Aspetta, che arriva un maschio. Solo maschio. Maschio. Solo maschio. Vediamo cosa avrà capito Jasmine, esatto. Poverina. Viene il maschio, che fai? Dimmi. Viene il maschio. Poi gli faccio vedere le stanze. Poi? Poi non lo so. Si stuzzicano. Vabbè, ero contenta che mi ha dato fastidio. Sono un po' matta. Stai impazzendo te. Stai completamente impazzendo. Prima incazzata, poi sono matta. Joker. Alla festa cubana mi si gnacchizzata proprio a macchina da corsa. Ma hai trovato qualcuno qui? Guarda qua. Olè! Arrivano, attenzione! No, raga! Loro non entrano dalla porta come persone ormai, no, entrano già così. Entrano sti manzi, oh mio Dio! Oh mio Dio! Fermi tutti! Siamo in macelleria! Ma voglio fare quei cosi di culo, fa. Vuoi fare quei cosi di culo? Cosa si fa? Tipo per twerk. Non intendo. Twerk, Calabria si dice quel coso di culo. Culo. Addosso. Ecco, guarda. Perché lì. Ma sei tu? Quelle cose di culo famose. Giss. Giss. Quanto eri felice. Mamma, contenta, da morire finalmente qualcosa per me. Appunto. E sto cacionda. Cacionda. Sono c***a. E sto cacionda. Sto cacionda. Qui sembra un po' il medico che sta facendo un'otturazione, capito? Grazie. Simbolo, quello è un atto simbolico, no? Inizia la festa, ragazzi, quando si lanciano in piscina è lì il momento, è sempre il momento di tutto, perché però, le acque, nel bene, abbiamo male, capito, smuovono, le reali, le acque smuovono le acque. Sì. Che pensate di essere solo voi tori? Qui avete il capo dei tori. È una donna, ma chi è? Giss? Con chi? Ma chi è? Chi è? Emi o la nuova arrivata? Con Clarice. Alla fine l'ho presa io. Siamo. Ma sì, le ballerine sono venute, le abbiamo portate dentro alla love room, è normale, stava a scattalo. Ma dove vanno? Andiamo orto. Ma sta gente che va su. Io. Movimento. Ah, proprio di questo, se vai, proprio andiamo. Ma è scattata l'orto, mando? Ah, non ancora. Trovi in quattro a scoprire. Ma perché vi guardate, fate sta roba? C'era un'area caliente che prendeva fuoco e accendino. Prendeva fuoco l'accendino. Prendeva fuoco l'accendino. Dove andate a fare il movimento pelvico? Noi andiamo via. Andiamo via, attenzione, va via, Gis. Vieni via. Corra, ma dai, guarda qui fa. Dai, porca d***a, non capisci come non trovo qua. Attenzione, perché forse questo è il primo momento storico di Italia Shore dove nasce un amore. C'è dietro, c'è sotto, c'è Chris Brown. È lunga serata, troppo presto ancora. Ah. Ma c'è, invece di cogliere l'occasione, no, no, ti piace è troppo, No, perché il giorno prima non gliel'avevo data io. Ah. Però per me è troppo presto ancora, che dici? Lui cioè, vuole andare giù. Lui c'ha, non ci passo da cagnolino. Cagnolino? Cagnolino di cosa? Il tuo. Fito d'amore, niente, raga. Non ho ritenuto giusta la sua reazione. Non ho Mi adorano tutti quando cucino, ma come mai? Però Clarice si avvicina, eh. Qui Spadino dirige le trame, devo dire. Chi è? Guarda che ride questa. Ma che ne è? Ah, hanno tagliato proprio un pezzo qui, ragazzi, però. Quale? Io piango a dirotto. È meglio, no? Meglio. Guarda lui, proprio prova a mettere, fare la tea bag. Attenzione, la vuole far strozzare col ghiaccio? Anzi! Posso anticipare una cosa? No, dipende. No, non è un anticipo, è una motivazione. Io stavo piangendo in quel momento e da sopra io non stavo vedendo, ma stavo sentendo solo risate. Ok, in anticipo a quello che accadrà. Ok, anticipo, signori, preparatevi perché... Perché sanno, stanno a piangere. Tanto per cambiare. Jasmine, apre la porta, signori. Il passo la è quello. La mela è la scena del delitto. Fuoco e fiamme.
Ma qual è il problema? Attenzione. Me la voglio godere. Anche io, ragazzi. Me la voglio godere. Volerà la mela? Qual è il problema? Sta piangendo di che? L'avessi mai detto. Oh, comunque, ragazzi, siamo Raimondo e Sandra. Bellissimo. Bellissimo. Ma perché c'hai così? Ma che vuoi? Ma che c'hai? Me la rifai live, per favore? Che lo puoi dire? Cazzo di ridere. Qual è il problema? Tutti a ride, state. Claris fa finta di niente, eh? No, noi siamo a ridere per altro. Però visto che siamo state nominate noi, allora state a ridere pure per noi. Okay. Comunque tutte le puntate di Italia Shore le trovate su Paramount Plus. Una montagna di intrattenimento. Per gli abbonati di Sky Cinema non ci sono questi aggiuntivi. Vamos, signori! Me ne frega anche quello che fai te e di quello che fa lei. E lui lì seduto. Lui è tronista, raga, uomini e donne, sì, guardate. Sì. Sto a posto tuo. Sto a posto tuo. Io sto a posto tuo. Sto a posto tuo. Sei tu che sto a posto tuo. Sta al posto tuo. Ecco. Ora me la puoi mettere? Sempre. Me la metti tipo sta al posto suo, diventa un remix. Io. Vieni qua e parla. No, non c'ho più fantasia. Ho già parlato troppo, ti vai sali. Sì, attenzione. Poi è lui che ha creato tutto sto sì, cioè, lui è l'unico sul posto. Te sta fa troppi guai, porco due. La faccia dell'uomo. Lui, io? Un applauso a Spadino, signore. Cala la notte, signori. Ci sarà l'amore, ci sarà del pepe? Ci sarà una vediamo, guerra, andiamo delle botte? Ai piani superiori. E poi il grande Spadino ha fatto una zozzata. Una zozzata, ma anche una giocata. Signori, ma anche la giocata. Ma anche la giocata. Anche la giocata. Quindi amo. Genio e sregolatezza il nostro class. Con grande vittimismo, mano sulla fronte. Attenzione. Vediamo. La vittima, triste. No, non c'è ci credo. Cioè, io l'ho detto che lui sarà un prossimo attore. Tu sei un genio, ma tu sei un attore. Io l'ho detto dall'inizio. Elio Germano. Come previsto, il pesce ha boccato all'altro. Guarda che grande! No. Attenzione! Con la tecnica. Vi prego, vi supplico. Guardate, attenzione perché lui. No, ma che sta a fa? Che sta a fa? Chiude la porta. Si sbloccherà la situazione? Si sta sbloccando la situazione, amici. Suoni dell'amore. Attenzione, inizia il coniglio. La conigliata. Inizia il coniglio. Attenzione, il coniglio sta superando, è a 100 metri. Suoni dell'amore. Suoni dell'amore. Continua. Le gambe si muovono. Comunque gli altri in cielo cos'è? Qua in questo momento lui è ancora triste. Cazzo, cosa ho combinato? Cosa ho combinato prima? Avevo fatto un errore. Suoni dell'amore, bravo. Così, poi ovviamente passano tutte le incazzature, no? Sei un medico, no? Guarda, le tensioni. Io invece il pomeriggio voglio fa. Mangio, dormo. Il piano. Ma chi è? Però il contatto. Che ne hai capito? Col contatto. Attenzione! No, ma cosa? È che devi stargli tutto il giorno con lei, Fra. Non ti puoi stare tutto il giorno con lei. Per dirti io stasera più una e masco. Che succede, Fra? Che chiude. Cosa vuoi che succeda? Ti amo, dottore. Purtroppo io sto male. Ah, non sta bene. No, così ci organizziamo. Diciamo già noi a loro che noi femmine stiamo a casa. Il loro primo pensiero è stato: noi stiamo con te a casa perché tu stai male. Una dimostrazione di affetto importantissima. Oddio. Ma la febbre, eh? Che è successo? La serata del cash. Oh, si stanno già mettendo le mani tra i capelli. Io ho deciso di andare a ballare quando Asia stava male perché giustamente io metto prima l'amici e poi le ragazze. Con i bro, si esce con i bro, cioè. Non si possono tradire i bro. Hanno suonato. Viola! Ciao a tutti, bella, piacere, Samuele. Nele Giaccari! Ma scusa, ma entra quello nuovo? È entrato con il limoncello e con il di Saronno. Ma che entrata è, scusate? Quando è entrato ho pensato, he was a cute guy. Questi sono tutti cute guy. Qui si ma non si dorme. Ah, perfetto. Lei gli sta per dire, se vuoi possiamo già cominciare, ma... Volevo subito capire se era un pezzo da 90. Un pezzo di merda. Io ti metto in guardia su una cosa, frate. Qua nessuno sgarra. Mazza che è? Cioè che vuol dire che è l'esercito della caserma? Tu sei libero di fare ciò che vuoi. Sono tue scelte. Noi abbiamo scelto di essere molto uniti e molto legati. Sì, ma lui è arrivato adesso. Fallo vivere. Brava. Sta per entrare. Lasciatelo stare. Stiamo a parlare, ci stiamo a conoscere tutti. Non è che se sì, vuoi... ma lui non ti sta facendo conoscere lui. Ti sta facendo un recap della casa secondo la sua idea. Grande Gis, signore.
Tu ti senti. Rimani nella tua convinzione. Certo, non me la faccio togliere da te sicuramente. Potrebbe essere un principio di litigio? Ma perché ti sei intromesso in un discorso? È il nuovo buono. È il nuovo buono. Vediamo se te lo dà, se poi non te lo dà vado a farmi i pipì io. Infatti è quello che... Ma che cosa... È quello che è successo, signore. Come sei successo? Lui è l'uomo... Vedi? In questo momento è un soliloquio incredibile. Io ti amo, Drago. Fammi parlare di cose serie, non di cazzate, che te sei leggera. Ma dici che sono leggera. Lui è proprio così. Io c***o, tu f***o. Ragazzi, comunque, sei incredibile tu. Vai, goditi un po' di leggerezza, fra, che ti fa bene. No, in genere io do i pali. Faccio... Allora, sì. Io sono come un microonde. Aspetta. Aspetta, signore. La massima calviniana. Sentila. Riscaldo, sì. Ma non cucino, sì, capito? Sì. Poi al momento giusto pan. Palo, t'ho avvisato. Buon momento giusto. No, vabbè. Aspetta, brava. Perfetto, c'è il finale. Beh, la città della regina, no? Praticamente Mattia... Eravamo nel letto e ha iniziato ad allungare le mani. Quindi c'è un precedente. Cosa? Quindi c'è un precedente. Ecco perché c'è quest'astio. C'eravamo fatti una sfida il pomeriggio che io non avrei mai voluto il suo. E cosa successe? Fa il bagno a farsi la. C'è il doccino che lo aiuta. Gli faccio vedi che io sono una donna d'onore. Rispetto alla mia parola ho detto che con te non ci sto. Rispetto ai miei principi di imbragatura. Io ho detto girati, buonanotte. Mi sono messo a dormire. Brava. Mamma mia, ragazzi! Incredibile! C'ho la ragazza che è un 80, mora pugliese, con duzzin così. Perfetta e proprio prendi i pali qua, capito? Oh, c'è la fidanzata. Gli è rimasto qua. E non gli scende. E non gli scende. Per farselo scendere. E non gli scende qua. Che mi deve scendere? Voglio sapere, allora, voglio sapere la vera versione. Guarda che basta. Il fatto che una come te può anche pensare solo di poter dare al palo a uno come me. Sono schifoso di me. Uno come te come la merda. Spadino, va via. Sente il litigio, va via. Ragazzi, via, Spadino si dilegua sempre. Sì, Spadino, va bene qualcuno. Va via. Ma uno come te, no. Un nuovo, io manco regalato. Cede il delirio, signori. Jasmine è scioccata. Quasi... Sto schifoso, sto pezzente. Come cazzo io sto pezzente in italiano? Ma è svenuto lui? Infatti, cosa che minchia, l'hai tramortito, eh? L'hai tramortito. Parto. Dove c'è odio c'è amore. Quindi... Ecco. No, fermati. Il professore. Io sospetto che in realtà alla CIS un pochino piaccia Mattia e... che Mattia la provochi anche per lo stesso motivo. Bravo, c'è dell'attrazione. E rispetto con me lo vincerai. Con gli uomini c'è il rispetto. Oh, sta volando, ragazzi. Con lei la vincerai. No, ti prego, aspetta. Vola, signori. No. Ma Silerana, ho visto, Silerana. A Silerana, oh, dai un po'. No, ragazzi, la follia. Si sta consumando la follia. Mia. Oh, signori! Prendila dalle gambe, diciamo! In due! Sto trovando che mi cazzo il cazzo! Si vede che si vogliono bene. Axel! Ti prego! Secondo me si è svegliato, eh! No. Non vorrei dire... Mi alimento di trash. Invece che a corrente vado a trash, capito? Un applauso alla G-Studio, signore! Come finirà questa puntata? Infatti poi siamo andati al cash e... C'è della signori, suspense! Far vediamo festa? Vediamo il coming next adesso. Ma dove sono? Dove è finito? Spadino è diventato Tarzan, Mowgli, ti sei ragazzi, arrampicato... Ragazzi, uno era sul soffitto. Si arrampero qua. È diventato Trainspotting. No, ragazzi! Ragazzi, finisce così queste prime puntate dell'Italia. Questo programma è incredibile, ragazzi, è scioccante. Sono scioccato, io ringrazio. Cioè, la terza puntata c'è già la polizia con l'ambulanza, ragazzi, la terza. Male. Voglio ringraziare gli ospiti, Axel, Spadino, Jasmine e Gis, che sono stati qui con noi. Continuate a seguirci, ragazzi. Commentate, escono ogni martedì alle 13:30, mi raccomando le reaction, e poi su Paramount Plus le trovate la domenica a mezzanotte. Quindi vi svegliate lunedì mattina, la prima cosa che fate prima di andare a lavorare è guardare. Grazie. Ci vediamo settimana prossima, non potete perdervi il primo Italia Shore. Ciao! Ciao! Ciao. Ricoveratemi, portatemi in ospedale.